Rivale dei faraoni sta per prendere il via di fronte alla maestosità delle piramidi di Giza. La gara scatta con una prima tappa di oltre 400 km tra il Cairo e il primo bivacco posto a Bahria. Quelli che si aspettavano una partenza soft resteranno delusi. Oggi la corsa parte subito molto forte, con alcuni tratti di pista molto veloci, navigazione difficile e alcune dune impegnative da superare. Fra le due ruote il cileno Chaleco Lopez è fermo attorno al chilometro 120 a causa della rottura della frizione. La bella sorpresa della giornata arriva da Jordi Villadomos, l'ex portacolori KTM passato alla Yamaha e conclude la speciale in terza posizione. Nel frattempo il giovane polacco Jakub Prigonski conquista la seconda posizione alle spalle del campione del mondo Mark Coma. Questa prima speciale del rally era sufficientemente facile, c'era soltanto da stare molto attenti alla navigazione. È stata una lunga giornata con oltre 350 km di speciale, ciò dimostra che il faraone è una gara difficile. Fra le quattro ruote, nonostante una duplice foratura, il giapponese Mitsuhashi fa sua la quarta posizione assoluta e conquista la testa fra le vetture T2. Il ceco Miroslav Zapletal sta scoprendo i rally raid africani a bordo del suo BMW X3, ma punta a salire sul terzo gradino del podio. Il re incontrastato del deserto resta lui, Jean-Louis Lesserre, sul suo buggy blu. Quest'oggi il francese ha guidato in sicurezza, lui il compito di fare da apripista. Sono andato davvero forte quando il terreno lo ha permesso e avevo una buona stabilità. Poi ho capito che quelli che mi seguivano erano avvantaggiati, potevano andare forte dove io invece avevo dovuto rallentare. Alla fine Schlesser ha dovuto cedere la leadership all'equipaggio russo composto da Vladimir Vasiliev e Vitaly Yevchenko. La prima giornata è stata davvero splendida per tutti, ma anche impegnativa. La gara continua domani con una speciale attorno all'Oasi di Bahria.